Ciao! Ho sbagliato intro, no, però effettivamente... Se lo rifai di nuovo esplodi, Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo video è iniziato sul canale di Nico, che non so se l'avete visto oggi, ieri, l'altro ieri, qualche giorno fa, non lo so. Però abbiamo iniziato un parkour in cui siamo letteralmente in un tornado. Questo è un tornado di blocchi e dobbiamo salire in cima per salvare un sindaco. Però non solo... Si capisce meglio, guarda. Esatto. Io non sto muovendo niente, ci muoviamo da soli perché c'è il vento che ci spinge. È abbastanza forte e un po' complicato. Io ero in vantaggio, Nico ha dovuto cittare più volte, infatti se apro la chat... Solo 4. Ho canciato la chat, quindi non posso dimostrare che ti ho cittato, però nel tuo video si vede. Andiamo avanti, dove stai andando, Nico? Di qua, giusto? Segui le frecce, dai, ora è il momento. Le frecce? Ah, ho sbagliato strada. Forse è giusta la tua. Davvero? Ho sentito un'esplosione. E poi stavo andando più allora, bene senza di te. Allora, nel tuo video mio. Abbiamo parlato di cacca. Poi di cos'è che abbiamo parlato ancora? Cacca. Quel video che Beh, ci sono tanti altri. No, ma ci sono tanti altri argomenti che abbiamo toccato. I minori? No, no, non è un argomento. L'importante Noi è trovare. Dobbiamo arrivare in cima, prima dell'altro, per salvare il sindaco, il presidente, il nostro amato signore supremo, dio dell'universo, creatore del cielo e della terra. Sto un po' esagerando. Semplicemente un NPC di Minecraft, stai esagerando decisamente tanto. Allora, a me piace creare una storia, ok? Ah, nel tuo video ho detto una cosa carina, che volevo scrivere un libro. Ah sì, quello dove che volevi copiare la storia di One Io Piece. Io non copio One Piece, no, tu mi hai proposto di copiare il grande Oda, colui che ha scritto One Piece. Baby Yoda? Non Baby Yoda, Oda! Ah, ok, scusami. E il Ciro Oda, sono caduto. Quindi volevo scrivere un libro, ho fatto la prima parte, come si chiama la prima parte? La prefazione, forse, la prefazione, no? La trama. La trama, quello che leggi per capire cosa succede all'inizio del libro. La trama? La trama, sì, più o meno. Non capisco dove andare, ce l'ho fatta, Nico, ok? Io sto per piangere, non riesco a superare i funghi. Sei al? Sono fermo dove abbiamo iniziato. Ma come? Io sono al 17. Auguri figli maschi. Nel suo video lui ha citato talmente tanto che... Boh, ormai ho perso il conto di quante volte abbia citato. Quindi se vuoi puoi citare ancora, Smetti. Nico. Ma tranquillo. No, posso avere Activision, per favore, Nico, che qua è tutto buio. No, nei tornadi non c'è la luce. Io non posso citare, ho finito i miei cheat. Ma hai citato? No. Come fa a arrivare qua in 2 secondi? No, dai, cioè, che pagliaccio. Te lo giuro, non ma ho citato. Ma 30 secondi fa hai detto sono ancora i funghi. È impossibile ma che hai fatto 2 checkpoint. Quando ero i funghi ho preso il checkpoint 16. Non che fa sto salto! Nico, c'è un problema! Non riesco a farlo, ti giuro! È il momento di invertire i ruoli. In che senso? Vincerò. Perché l'importante è vincere. E? E noi? Allora! Meno male che non avevi citato, brutto pagliaccio infame! No, è che ti stavo facendo vedere come si fa questa parte. Senti conto che non ho citato manco una volta. E tu 18 volte. Io ho detto che sono il po' di parkour. Ma iniziati un parkour dritto. Se questo dritto. Video arriva a 500 mi piace, che sono tantissimi, sai cosa faccio? Ti dai fuoco? No, sfido Kendall a darti fuoco? No, non è. Magari vince lui, non lo so. Sfido Kendall in un parkour. E vediamo che forte. Una gara con gli accendini. Devo fare una gara di piromania. Prendiamo una casa abbandonata. 2 case abbandonate. Non penso sia legale. Solo Mr. Beast può fare queste cose. Non so se lo sai. Chi le incendia di più vince. È Mr. Beast che può far esplodere le cose. Non noi in Italia. In America può fare tutto quello che vuoi. Dico, ma chiediamo un permesso. Hai visto un pulsante per caso? O non dimmi che. No, ma sono al checkpoint 18 ora. Dai, devo tornare indietro. Che palle. Adesso tu lo farai in 2 secondi perché l'ho fatto io per te. Ma da cagare, va. Spiega un po'. Eh? Go to the portal? Sì. Come a te? No, dai! Cioè, tu sei in vantaggio! Solo perché ho creato un pulsante io per te! Yes, of course. No, of course not. Ah! C'è tutto. Ah! Quanto è lungo! È lungo! Dai, tua mamma veramente non ti voleva, lo sapevi? No, poverina. Povera mia mamma, cioè... Allora, senti, io l'ho fatto... L'ho aperto per te. No, no, in realtà non l'ho aperto per me, l'ho aperto per me. Cosa ci fai qua te qua? Ho avuto un'epifania. Di cosa? Della Madonna. Dove? E mi ha era Lourdes? No, è la Madonna e basta. Madonna la cantante. Ah, Madonna la cantante. Cosa te? Tu ti hai cantato una canzone? Mi hanno cantato una canzone e ho detto follow me, boh. Io l'ho seguita. Cioè tu segui gli estranei quando lo ti qui seguirli?
Ragazzi, mi raccomando, non seguite gli estranei. Madonna, non è un estraneo, è famosissimo, una cantante che... Sì, ma tu non la conosci di persona, non sai che persona potrebbe essere davvero. Magari. Ma cosa vuol dire se vedo Billie Eilish e mi dico sì, la seguo. Per far cosa? Beh, ma a prescindere, Billie Eilish che dice seguimi non è che succede tutti i giorni. Non lo so, magari ha cattive intenzioni. No, Billie non può averne. Se venissero con l'occhio a dirmi seguimi, io direi, guarda, ho da fare. Allora, intanto, tu seguiresti me perché fai cagare come navigatore. Ma che cosa vuoi? Tu manco lo tiri fuori il navigatore se devi andare da una parte. Ma questo per... Te poggi direttamente agli altri. Non è vero! Quale salto non riesci a fare, Nico? Non lo so, sono caduto... Boh. Non mi picchiare. Non ricordo, sono c'è caduto. Il vento che mi spinge indietro! Beh sì, questa è la meccanica della mappa principale, lo sai. No, ah, tra l'altro mi devi pagare l'affitto del server, sono circa 5 euro. Ma col cavolo! Intanto, io questa mappa te l'avevo fatta in un server rossato in Francia, senza pagare niente. Perché la maggior parte dei miei video, quelli sui server con le mappe, le faccio tramite un server che è stato in Francia o in Germania a volte. E non gratis. Pago niente, gratis ovviamente, non pago niente. Io invece pago... che spende 200 euro all'anno, esatto. E ai server suoi privati. Esatto. Una volta spendevi solo 100 euro all'anno. Ti ricordi quando lo pagavamo 100 a testa e quando poi mi sono allontanato perché costava troppo? Certo, me lo ricordo. Quanti anni fa è successo? Non lo so. Due anni fa forse. Costava troppo, ho detto no, basta, non pago più il server, è tutto tuo. Me lo sono tenuto, non è che è sempre lui, sempre lo stesso. Ormai da 4 anni. Ho ancora gli accessi, se vuoi posso entrare e faccio quello che voglio. Hai ragione, devo cambiarli. Metti i tuoi nudini, io non li voglio. Ma che dovrei mettere i miei... Ma sei tu che metti come immagine profilo del server le mie foto! Non sono nude sicuramente. Non ero nudo, però c'era la mia foto in quel server. Ce l'ho fatta! Adesso... Io sono al checkpoint 21 comunque, volevo giusto fartelo sapere. Tua sorella, tua zia, tua nonna, tua madre. Allora, mia mamma in questo momento è un matrimonio. Mia sorella in questo momento o è di là o è uscita, non lo so. Ci credo, lei caccia dalla stanza. Cioè, prima Nico del video mi... Io Nico dovevamo trovare le 3 per registrare. Era le 3.05. Non era in stanza. E lui mi ha detto, sto sistemando un campo. No, questo non si può dire. E ho detto, poi quando è arrivato, com'è andato il sistemaggio di quella cosa? E lui mi ha detto, c'era mia sorella. Io ho detto, la tua sorella è quella cosa. Ma io, allora, ha cucinato mia sorella, ma in cucina ha lasciato un casino. Non riesco a fare sto salto, ti giuro, sono bloccato nell'end da 2 ore. La battaglia è iniziata, everybody. Ma tu cosa guardavi da piccolo? Neanche Antic? Da piccolo guardavo, boh, c'erano tanti cartoni e tante serie carine. No, Antica era bellissimo. Zitto? Porca puzzola, porca. Sì, l'ho fatto, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Mamma mia, ora ti raggiungo come non so cosa. Parto alla ricerca del One Piece, attento che c'è il copyright. Non scrivo quel libro io. Nicola, io fa tipo 3 anni... Pubblica un libro. Morirai. Non morirò tra 3 anni. Cosa ti aspetti dal mio libro? Ah, io non lo compro. Dai, te lo mando. Lo leggi? Te lo mando. Cambio casa io. Dai. Cambio indirizzo. Se io ti mando il mio libro, tu lo leggi? Beh, effettivamente per il cammino potrebbe essere un buon combustibile. Attimo che devo fare delle cose. Sono morto, okay, di nuovo. Okay. Godo. Sono quasi al gateway. Sto entrando nel gateway. Okay. È molto buio. Nel ghetto? Nel ghetto? No, io non entro, fa parte del ghetto, you know? I'm in the ghetto. Io sono una brava persona, non sono un criminale. No, dai, non dire così. Perché, vabbè, non è detto che tutti quelli del ghetto sono Maranza criminali. Ho detto Maranza. Perché stavi citando di Maranza? Non ho mai nominato Maranza in vita mia. Un po' sei un Maranza. Io Maranza! Ascolti Max Pezzali. Adesso mi trovi un Maranza che ascolta Max Pezzali, dimmelo, forza! Chiaro Guglielmo. Guglielmo innanzitutto è napoletano, non è Maranza. Cosa vuol dire? Non è che una cosa preclude l'altra. Infatti hai ragione, potrebbe esserci napoletano in Maranza. Nicolò, sai che ti ho praticamente raggiunto? Senti, infilati un bel... Tu che parlavi tanto! Cosa dicevi? È la terza volta che rifaccio sto salto, dai, vieni, fammelo al primo. L'ho fatto stavolta, Bravo Nico, bravissimo! Basta pioggia, mi ha rotto le palle! A me non dà fastidio, sai? A me sì. Perché vedo tutto.
Ma perché sai una cosa? La pioggia è importante. Perché fa crescere le piante? Anche le cazzate fa crescere. Sono checkpoint 22, quelle che dici. Io non dico cazzate. Come ti permetti? Questa è diffamazione, ti denuncio. Adesso dimmi una cazzata che ho detto, forza. Solo in questo video? Sì. Hai detto che i maranza non possono essere napoletani? Non è vero! E che i napoletani non possono essere maranza? No, no, l'hai detto proprio tu. Non l'ho detto! Vabbè, lo dico col video, non ci sarà mai un replay. Nessun replay in questi video. Solo in questi video. Io sono povero e non posso permettermi un editore come voi youtuber ricchi. Ma il replay vuol dire tornare... Vabbè. Vale, ragazzi, tornate al minuto precedente. Ok, sto tradando tantissimo. Ma credo che tu l'abbia fatto, in realtà. Davvero? Mm-hmm. Qual è la difficoltà di sta parte? Non lo so. Nico, dove sei? Nico del passato. Qui, Nico, guardami. Passato? Vedi tu in me, sei morto? Ma non ti giri neanche, testicolo. Ah, aspetti, a me, io questa parte la tengo, non mi interessa. Così tutti capiranno quanto sei cattivo nei miei confronti. A parte che tutte le parti in cui io dico testicolo sono nei video, non vengono mai tagliate. Davvero? Seconda cosa, testicolo è una parte del corpo. È come se ti chiamassi avambraccio. Ma testicolo è un... Cioè, va bene, se mi chiami avambraccio un coso, ma se mi chiami testicolo vuol dire che... cambia? È come dire testa di... capito? No, no, vedi, stai sbagliando, perché in quel caso ho detto testa di... Ah, no, come si fa sto salto? Aspetta. Ah, no! Se non cadi mai in quei salti, domani ti svegli sudato, freddo. Ma sono già caduto, tranquillo. Ok, con calma, Nico. Vento e ghiaccio, non vanno d'accordo insieme. Ma ancora sai che manca tipo un sacco di salti. Attimo, tranquillo. Mi sudano le mani. Meglio le mani. No, avevo le mani sudate. No, perché faccio le cose di fretta? Evviva. Perché faccio le cose di fretta? Perché? Evviva, Perché? Evviva, non è morta, evviva. Chi? Silvia? Quella è morta. Sì, è morta. Anche tu sei morta. Ragazzi, dovete seguire la vita sull'isola. Se non guardate, siete delle persone orribili. Siete i migliori di tutti YouTube Italia. A mani basse. Sono al 24. Ma al 24. Finito. Ti faccio sapere poi com'è il fine della mappa. Ero proprio no, voglio vedere il sindaco io. È morto. Non è morto, vaffa. Piano con le parole. Piano. Loco taglia. Perché non ho un editor. Quindi non posso dire editor taglia. Perché sono povero. Ragazzi, dobbiamo fare una rivoluzione contro il capitalismo degli youtuber. Ecco, vedo la fine. Però sono morto. Però l'ho vista. Io sto facendo una rivoluzione qua. Senti, non mi rompere. Io non faccio parte di questi tuoi loschi piani. Appunto, perché tu sei uno youtuber capitalista. Ma che cosa vuoi da me? Tu hai un editor, io no. Quindi sei anche un capitalista. Io fornisco lavoro ad altre persone. Sai chi altro non è più un capitalista? Non so se voglio sapere la risposta. Ciccio Gamer, perché non ha più un editor. Non sapevo. Letto nel suo video sfogo. Non hai visto subito sfogo? No. Guardalo. Ho visto soltanto la famosa clip che giro ovunque. Eh no, io ho visto il video intero, poi la reaction al video, un'altra reaction al video, la risposta a un altro video, poi la risposta a un altro video ancora. L'ho fatto! Ma stamattina non avevo niente a fare. Stamattina quando ti ho detto di registrare neanche mi hai detto, mi hai fatto sapere più nulla. No, in realtà, no, ma ti ho scritto! Ma ti ho risposto, ho scritto io perché? Mi hai scritto te, esatto. Due giorni fa mi hai detto ti faccio sapere domani. Ieri sera non mi hai detto nulla. Ieri sera non mi hai detto nulla, detto, quindi dormo. Oggi stavo preparando i video mentre mi guardavo queste reaction al video di Ciccio Gamer. Comunque questa è per te una vittoria perché hai citato, io non l'ho mai citato. Io adesso bevo. Cosa bevi? Una bella bottiglia di vodka, tieni. Sì, ma la vodka non penso che sia un... poi gli altri sette video come registri. Infatti era acqua minerale naturale. Meno male. Sono arrivato esattamente 30 secondi dopo di te senza mai citare una volta. Io non ho citato. Che cavolo di... Video. Sindaco? Andiamo. Io sindaco. Guardalo! È qui da salvare. You beat the tornado. Ragazzi... Spero che questo video vi sia piaciuto. Adesso stanno facendo l'outro loro, falli parlare. Non me ne frega assolutamente niente. Ciao a tutti.